ragazzi, come va? Io sono Ferenichi. E io sono Steph. E questo gioco creiamo a Yandere Simulator iniziando una nuova serie. Ce l'avete chiesto in tanti e finalmente siamo qua prontissimi per tornare a scuola. Anche se Yandere non è molto contenta, non le piace la scuola. Tu saresti contenta di tornare a scuola? Ma assolutamente no, non ci tornerei neanche se mi puntassero una pistola in testa. Allora non puoi darle torto. Sono sincera, ma iniziamo subito. Almeno sai come la possiamo rendere contenta? Creandole il suo senpai. Hai ragione, magari perché così abbiamo la creazione. Torna di buon umore, perché lei invece che pensare a studiare pensa a senpai tutto il tempo. Esatto, è per quello che la scuola non le piace, perché lei vorrebbe senpai tutto per sé e invece non ce l'ha, ed eccolo qui. E allora cerchiamo di farlo bellissimo, così proprio. La nuvoletta è un capolavoro. Cioè potevano mettergli delle mutande, no, la nuvoletta. Allora, sono pro nuvoletta se io. Come mi devi fare questo senpai? Ok. Lo devi fare bello. Ok. Misterioso. Tenebroso, di proprio quei ragazzi, capito, che sembrano sempre assorti nei loro pensieri. Okay. Ma che non si sa perché tutte le ragazze della scuola li vogliono. In pratica il contrario di te. Mi stai descrivendo? No, era il contrario tuo, capito? Quello che tu non sei devi creare, ok? Okay. Ci sei rimasto male? Quindi devo creare una... Ti sei offeso? Così. Ciò che io non sono. Vedi, almeno c'è il mistero del chiedersi: ma come fa un ragazzo di 14 anni ad aver già perso i capelli? Tipo One Punch Man. Ma vedi, magari un supereroe, capito? Si è allenato troppo anche lui, dici? No, esatto, sì. Comunque ha perso i capelli. Facciamo i seri, ho perché capito. Perché troppe ragazze lo vogliono e si è disperato. Si è strappato. Esatto. Ho capito cosa vuoi, quindi lasciami fare. È dura la vita del playboy, tu non lo capisci perché non ti è mai capitato, ma è dura la vita. Devi continuare ad accentuarlo? No, sì, esatto. Complimenti, queste cose vanno sottolineate, cioè. No. Allora, mi faccio il corino come questo se continui a prendermi in giro. Così te li taglio le e mentre facciamo i video me lo pettino così. Se ti fai le trecce puoi fare anche il barbone sotto casa. Come vuoi, ok. Mi stai dicendo che guarda mi butti questi fuori. Capelli, questi, quelli di prima. Ma è una scodella, ma che appunto, è? Appunto, come non vanno di moda così adesso col ciuffo. No. Il ciuffo, guarda. Non è un video della Disney questo, ok? Non che è cos'è? Un video della Disney. Ok. Solo dalla Disney fanno così. Li facciamo così. Ah sì, questo look, capito? Tipo mi pettino, non mi pettino. Praticamente è il look del faccio finta che non mi pettino, ma in realtà ci metto un'ora e mezzo ogni mattina. Bravo, proprio quello volevo dire, l'hai riassunto in due parole, perfetto. Allora, i capelli, il colore celesti, sono fighi. Così. No, quello prima. Questo color ciano. Ma non è misterioso? Sì, che misterioso. Mentre questo, perché ti chiedi perché un ragazzo ha i capelli celesti? Perché se li è tinti. Ora sembra uno di quelli della mafia che appena lo incontri un ti dà un pugno. Un agente di Matrix, ok, è uscito da Matrix per cambiare il mondo. Lasciamolo dai. Senza occhiali, poverino. Questi. Guarda, su questo ci troviamo uguali tu, vedi, almeno questo. Non è vero, c'ho pure la barba, io non ho solo i baffettini. E invece sì. Ok, perfetto. Guarda che capolavoro. È troppo carino. Cioè, guarda, me ne sto innamorando anch'io. Toglimi No, aspetta, la tolgo subito. Non ce la faccio, non ce la faccio. Mi sta proprio, capito, uccidendo dentro. Sembra un barone con una villa. Che beve il vino. Magari è un ragazzo ricco, tu non lo puoi sapere. Magari è ricco e... No, Yandere la lasciamo così. Lui? Quindi. Ti piace? Questo. Okay. Proprio sta di mafioso degli anni 70. Io mi preoccuperei a vedere la scuola, altro perfetto. Che piace a tutti. È il nostro primo giorno di scuola, quindi direi che ci dobbiamo preparare a dovere. Okay. Perché dobbiamo andare proprio perfettini e vestiti benissimo. Cosa stai facendo? Ti stai incastrando nel letto? Sto cercando di tornare a dormire. A dormire. Non puoi, devi andarci a scuola. Non c'ho voglia. Devi andare, ma la scuola è importante. Ma l'estate in Giappone dura una settimana, è noioso, non vale. Devi sgobbare, cioè la vita del Giappone, devi andare a scuola. Almeno fammi scegliere le mutandine. Ok, lei si cambia solo queste. Ok, allora, parlando seriamente, queste non sono normali mutande, sai perché? Ok. Perché ci danno dei buff. Ok. Quindi delle cose, diciamo dei bonus, ok, chiamiamoli, abituata dagli MMO, chiamali buff. Dei giochi di ruolo. Dei giochi di ruolo, però sono dei bonus, ok? Ok. Non saprei come dirlo in un altro modo. Quindi dobbiamo decidere a cosa puntare come primo giorno di scuola. Io vorrei, allora, capito, far fuori tutti e tanto no, non mi piace avere amici. No, perché comunque abbiamo una settimana intera per fare i nostri piani. Quindi il primo giorno cerchiamo di essere normali. Puoi scegliere due strade. O fare amicizia con tutti. Non mi piace. O studiare come un robot. Non mi piace neanche quello.
Allora, no, riflettendo, okay, ha senso provare a fare amicizia con un po' di persone, capito? Perché poi, se li conosci, puoi arrivare a spettegolare su di loro, chiedere informazioni, addirittura farli espellere, ci sono un sacco di cose. Quindi direi che come primo giorno vediamo un po' com'è la situazione e decidiamo che piani attuare. Quindi ti piacciono le fragole? Le fragole, sì. Questo è il modo migliore per conquistare un ragazzo, guarda, fare un altare suo nella casa... Scommetto che nessuno l'ha mai fatto per te, rubandoti lo spazzolino, il cerotto, la mela masticata. No, purtroppo non me l'hanno mai fatto. Sei geloso perché nessuno ti ha mai dato tutte queste attenzioni. Esatto, magari la mia cingomma. Quando io lascio una cingomma nella scrivania tu ti lamenti perché ti fa schifo. Invece potresti rubarmela e conservartela come segno d'amore, no? Io le potrei anche prendere e conservare. Poi vado da una fattucchiera e faccio fare una maledizione contro di te. Quindi vedi, mi hai dato una buona idea, grazie. Te lo trovate morte per questo motivo. Ok, siamo pronti? Andiamo a scuola, dai. Eccoci qua. Io ti farei notare che subito... Allora, lì c'è un insegnante di ginnastica, non si sa perché, ferma lì. Forse sta controllando che tutti entrino a scuola. Esatto. E poi da quella parte ci sono delle armi, vedi? Noi volevamo essere subito amichevoli, invece guarda cosa ci propongono, che belle scelte. La katana è la scelta migliore. Okay, aspetta, questo è senpai. Guardalo, arriva per primo, vedi che è uno studente modello. Questo è un ricordo importante, il primo giorno di scuola del senpai. Cheese! La appendiamo nella nostra... Guarda come è uscito... Questi baffetti. Ma li... perché pantaloni diversi? Non li abbiamo messi questi. È uscito in pigiama questo qua. Si è dimenticato di cambiarsi. Assonno anche lui. Comunque ce la salviamo. Abbiamo una nuova foto del senpai da metterci in cameretta. No. Pianere, okay. Calmati, okay. Ti è solo passato a fianco. Con chi vuoi fare amicizia? Allora, vediamo, con quella ragazza con i capelli celesti che hanno i vortici. Questa? Quelli, esatto, okay. Mi sembra carina. Ciao, quindi... bellissima. Facciamo amici. Allora, possiamo... Task? Task. Cosa vuol dire task? Fai complimenti per ora, perché è molto carina e vogliamo che sia una nostra amica. Guarda, sei Sarà emozionata. Sarà la nostra migliore amica, ok. Più 2 punti sulla reputazione che vedi in basso a sinistra. Vedi, ci stiamo comportando bene per ora. Aspetta ci che... Stiamo... Secondo me task è rubare dalle tasche. Stiamo entrando a lezione un'ora prima. Abbiamo talmente voglia di studiare che stiamo entrando un'ora prima. Vai, possiamo già studiare secondo te? Anche se non c'è nessuno in classe? Vediamo. Salve, la professoressa è già qua dal giorno prima, immobile così. Perché sono delle persone rispettabili, quindi guardala già pronta lì. Che bellina. È molto carina, sì, la vorrei uccidere. Ma andiamo a studiare. Lì, così. Giusto, nel nostro banco, andiamo nel nostro banco. Ok, vedi? Vediamo. Allora, questo è importantissimo, abbiamo 5 punti da spendere. Ok, possiamo scegliere tra biologia, chimica, più o meno, lingue. Lingue, impari a fare le false lettere e tutte cose del genere. Educazione fisica e psicologia. Allora, con la biologia dice che possiamo sbloccare nuove abilità per ammazzare le nostre vittime e fare meno sangue quando li ammazziamo. Questo quindi potrebbe essere utile. Allettante. È, esatto, un po' macabra sta cosa. Poi con la chemistry, non saprei pronunciarlo, credo, spero di averlo detto chimica, giusto. Chimica, fai chimica. Possiamo costruire delle armi chimiche. A me questo ispira tanto. Te lo dico, io sono favorevole alle armi chimiche. Ma stai zitto, sono guarda. In gioco. Qua possiamo fare... Vedi? Le false lettere d'amore, le false lettere di suicidio e impersonare altri studenti tramite la scrittura. Bellissimo. Quindi, appunto, questo è bellissimo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. È un po' macabro, però vabbè, dai, prendiamolo per quello che è. Educazione fisica, vedi, possiamo correre più veloce. Ok. Cosa vuol dire? Physical confrontation. Credo che faster. Tipo se inizi tipo a strozzare uno, cerchi di fare resistenza. Ah sì, quindi la finisci prima, capito? Esatto. Diventi più veloce a fare le cose corpo a corpo. E poi puoi correre quando tieni i cadaveri, giusto per parlare di cose allegre. Psicologia invece aumenta la nostra reputazione, quindi okay. Ci dà un bonus anche per quello. È la forza dei tuoi gossip. Vogliamo parlare di questa chicca? Cioè tipo, capito, come le cose alla Gossip Girl, che dici, esatto, una cosa e distruggi intere famiglie perché tu hai detto quella cosa e tutti ti credono, la stessa identica. Allora, cosa. Facciamo 3, 2, 1 e diciamo entrambi cosa vorremmo fare, ok? Non lo so, non ho deciso. 3, 2, 1, lingue. Ok. Però aspetta, abbiamo 5 punti, possiamo metterne tipo no, 2 qua? Guarda, è davvero poco, quindi se iniziamo a metterlo un po' ovunque... Non combiniamo nulla, quindi per ora secondo però, me... Però dai, investiamo su questo, esatto. Poi durante altre lezioni magari vediamo cos'altro potenziare. Esattamente, conferma ed è finito. Ok, già finita, vedi, è l'ora del pranzo, vedi? Andiamo?
Andiamo, andiamo a pranzo. E dove si va a pranzo? Seguiamoli. No, allora, quella è la direzione per andare in classe. Puoi usarla per altre cose, io... non sbagliare. Ma mangiamo, vedi, sì? Vedi, andiamo alle macchinette, non c'è altro. Ma io ho fame per mica, cioè... Mangiati uno studente. Allora, chiacchieriamo con voi, ciao bellissimi, come state? Voglio farti i complimenti, questa codina all'indietro, vedi che hai i capelli un po' così, ti piace? Guarda. No, guardami. È terribile. Sono bellino? No? No, ma fai schifo pure tu. Questo stava salutando così, hai visto che c'è stato l'occhiolino? Vedi, a Yandere la vogliono un sacco di ragazzi. Tranne senpai, però... Esatto, tranne senpai. Ed è giustamente, perché, lei, guarda, è l'unico che vuole. È comunque una bella ragazza, bisogna dirlo. Un po' triste, un po' sempre imbronciata, ma va bene. Possiamo comprare qualcosa alle macchinette? Il cestino? Pick up. No, ti prego. No, mettilo giù. Oh. Ok, ok, mettilo no, giù. No, non lo faccio scherzo, più. Era uno scherzo. Come? No, non riesco ad appoggiarlo. Rimarremo col cestino in mano per sempre. Andiamo in classe così. Scusate. Scusate, sono l'addetta alle pulizie. Devo svuotare il cestino. È tutto a posto? Vai, ok. Ok, direi di fermarci così. Abbiamo fatto decisamente troppe scemenze in un solo video. Ma questo gioco prende proprio il peggio di noi e lo tira fuori. È perché c'è troppo. Comunque la prossima volta dobbiamo assolutamente giocare ai videogiochi, perché possiamo giocare anche ai videogiochi. Dobbiamo farlo. E ricordatevi di scriverci nei commenti quale club volete che entriamo. Non so con quale lingua l'ho detto. Adesso girando che dovrò entrare in quello di lingue. Esatto, sì, sono d'accordo. No, allora, il club a cui ci dobbiamo iscrivere, detto molto più semplicemente. Così magari ci consigliano qualche abilità particolare per riuscire nella nostra impresa di conquistare senpai. Esattamente. Beh ragazzi, il video finisce così, se vi è piaciuto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.